www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Incontro in sala giunta del Palazzo Municipale di Mussomeli il 12 settembre del 2014 tra il sindaco Calà, la sua giunta e la delegazione di Ceriana capeggiata dal sindaco Bruna Rebaudo, vittoriosa nelle ultime elezioni comunali dello scorso mese di maggio. Presenta all'incontro l'ingegnere Carmelo Belfiore ed alcuni componenti della Memento Domini. Stasera alle 21 presso il chiostro San Domenico due realtà a confronto: la Memento Domini con le lamentazioni della Settimana Santa e la Compagnia Sacco di Ceriana con polifonie sacre e profane del ponente ligure. Pino Noto Bonzangue, qui a Mussomeli, nella sala giunta comunale. Siamo qui per che cosa? Siamo qui perché il sindaco di Ceriana è venuto a sdoganare definitivamente i cittadini di Ceriana originari di Mussomeli, perché a Ceriana gli autoctoni originali vengono definiti cerianaschi, tutti gli altri sono definiti cerianesi. Noi, quelli come me, ci siamo guadagnati sul campo di essere considerati cerianaschi, però fino a oggi lo eravamo Pontaloro, insomma, Pontanotra di comportamento, essere considerati. Quanti anni fa? 1400. Da oggi che il sindaco di Ceriana è venuto a prendersi i diritti, è venuto a prendersi dal sindaco Calà i diritti doganali, da ora in poi saremo cerianaschi di diritto a tutti gli effetti, okay. Perché la dogana la paga il sindaco, questo sindaco che è al quarto mandato, ne ha saltato uno tra i primi due ovviamente, sì. E adesso è al secondo mandato della seconda tornata. Mi ripeto il nome? Bruna Rebaudo. Bruna? Rebaudo. Che vince le elezioni con oltre il 70% dei suffragi. Ecco, per questo siamo qui. Chi è invece originario di Mussomeli? Chi? Lui solo. Mi può ripetere il suo nome? Io mi chiamo Giuseppe Noto. Ah, Giuseppe Noto, diceva, detto Pino. Bonzangue. O in dialetto Bonzangue. Una specie di bruno compressore. Bonzangue cos'è? Ho studiato in provincia di Imperia e poi mi sono laureato all'Università di Milano. Ed è sposato con una ceriana. Con una signora che è lombarda. Lei è lombarda. A qualche. Noi abbiamo noi tritti, come si dice? Abbiamo Lombardia, Liguria e Sicilia. Ce l'abbiamo anche noi. Anche in cucina. La bella storia nasce anche da un contatto avuto con Giuseppe, il quale evidentemente le sue radici non li scorda, e questo ci fa piacere perché il tempo non ha cancellato il ricordo delle origini. Anch'io non ho mai vissuto in questo paese, ci sono solo nato. Io sono sindaco per caso, perché vivo a Palermo, ho vissuto all'estero, sono stato in giro per l'Italia. Però la dimostrazione è che le tue origini non li puoi, sono indelebili, non li puoi togliere, non li puoi cancellare, e quando vuoi il piacere, il sentimento del rientro nasce da una telefonata occasionale, no? Che abbiamo avuto un anno scorso. E l'incontro è perché la comunità mussomelese aceriana, per quanto minuta, c'è una
una significativa presenza. Quanti sono? Sono diverse famiglie, perché ci sono i Calà, Burrogano, Lanzalacco, Cicero, Giovino, sono di più di dieci, saranno una decina di famiglie. Una decina di famiglie ormai arrivate alla terza generazione. Quindi una presenza molto significativa, sì, con la comunità insomma di Ceriana che diventa. Sono arrivati che cognome aveva? Il primo che è arrivato si chiamava Melissa. Melissa. Salvatore Melissa. Che non è un cognome. Sì, c'è un suo nome, Melissa. Melissa, poi è arrivato mio fratello, noto. Salvatore noto, dietro di lui sono arrivati Giovino, detti a Mussomeli Callararieggi, dietro di Giovino sono arrivati Cicero, detti 30 coste, 30 coste Cicero, poi sono arrivati Calà, che a Mussomeli si hanno il dominio di Margheriti. Margherita, anche da noi. Che Pino ci ha affascinato proprio per questo ricordo che tiene in maniera ricca, forte, praticamente legato a un periodo della sua vita, della sua storia. Per cui lui vive questi passaggi sempre con quel sentimento che lo contraddistingue, perché lui è riuscito a tenere per sé, per gli altri, questa forza che gli arriva dalla Sicilia, quindi dalla sua origine, sicuramente mussolinese. E noi siamo rimasti affascinati da questo suo racconto, da questo suo modo di porgere le cose. Quando il sindaco me ne ha parlato, perché è stato il sindaco a parlarmi di questa situazione, io un po' dubbioso lo ero, in maniera molto chiara, però ecco, il sindaco mi ha presentato questa situazione come un evento straordinario, io penso che diventa un evento straordinario, perché mettere assieme due culture, quella di Ceriana in questo caso, quindi legata alla Compagnia del Sacco che è qui degnamente rappresentata, e quest'altra nostra realtà che è diventata diciamo un vanto per Mussomeli stesso, che è quello del Memento Domini. I ragazzi si sono distinti anche a livello nazionale, e so che la Compagnia del Sacco non è stato meno. Quindi ci aspettiamo di vivere veramente un momento forte che sia legato a quella del canto, ma soprattutto a mettere in confronto due realtà completamente diverse, ma che diventano un'unica realtà che è legata appunto alla vita. Quindi non è un incontro banale, è un incontro istituzionale, ma anche culturale molto forte. Vi presento. Tu ci presenti ora i componenti. Lei non fa parte di me, è roba mia. Papà, è roba mia. Perché so che canti prima, vi avevo detto canti, quindi sotto la doccia canti, quindi fa parte. Allora abbiamo Giovanni Martini, che è diciamo la voce factotum del gruppo. Detto Ulasso. Il suo nomignolo è Il Laccio. Poi abbiamo Claudio Martini, che non c'entra niente con questo Martini, ma è il papà di Demo, Nicodemo Martini, che è l'unico tenore della compagnia. Piccirino. La voce acuta, diciamo, del gruppo. Poi abbiamo Mirko Sordano. Il papà di lì che era un basso. Sì, Claudio Martini è un basso. Il soprannome Piccirillo. Era piccolo e quindi l'abbiamo chiamato Piccirillo. Ne abbiamo uno in consiglio comune. Poi abbiamo Nicodemo Martino, detto che è la voce acuta del gruppo, è il manager del gruppo ed è il consorte della professoressa Maria Franca Crespi, docente di liceo classico, di lettere classiche
al liceo classico di San Remo. A lei questa è la professoressa di cui abbiamo parlato. Sì, sì. Poi abbiamo Mirko Soldano, che è un altro baritono. Diciamo, quando ho detto factotum volevo dire che la voce baritonale, diciamo, principale, permetti che dico principale, però la... è anche il basso importante. Io quando devo cantare mi metto di fianco a lui che mi canta nelle orecchie, quindi mi viene più facile seguirlo, fare il basso. Voi fate un canto a bordone, cioè praticamente questa base. Adesso spiego. Ah, va bene. Abbiamo. Poi abbiamo Alberto Lupi, che non è Alberto Lupo, ma è Alberto Lupi, che è un componente della banda musicale di Ceriana. Abbiamo una banda importante a Ceriana. Ed è un basso importante, insieme a Rino Lanteri, che è un altro basso. Sono i due bassi possenti. Se permetto di aggiungere, scusa, che di Lanteri a Palermo ce ne sono. Sì, poi abbiamo, abbiamo il principe Filippo, che è il marito del sindaco. Non c'entra niente. Allora il canto. Il principe non so. Come si fa lui? Brezzo. Brezzo Davide. Ah, Davide. Manca Matteo. Allora, è meglio che non parli. Allora il canto tipo, allora in Liguria ci manca sono due tradizioni di canto. Giuseppe, manca un elemento. Matteo. Manca il più giovane, che è un grande basso, è anche un musicista, che si chiama Matteo Lupi, che non è potuto essere più perché oggi a Roma c'è una manifestazione di Libera, mi pare. No, non è andato per la Spes. No, è andato per la Spes. Lavora la Spes e c'era qualcosa. La comunità di Capati ha portato in vacanza a Roma. Allora, volevo dire che in Liguria ci sono due tradizioni di canto. Il trallallero genovese e il canto a bordone del ponente Ligure. Il trallallero, che è molto ritmato, ma diciamo meno caratterizzato per la melodia. Il canto a bordone cerianese, che rappresenta l'altra faccia della tradizione ligure, il canto a bordone, che non si basa molto sul ritmo, ma molto sulla melodia. Infatti nei canti del ponente ligure contano molto proprio le parole. Il ritmo è poco seguito, nel senso che solo nelle chiusure si può parlare di ritmo. Poi il ritmo, essendo una musica del profondamente popolare, diciamo che il ritmo è anche un po' conseguenza del feeling che si stabilisce con gli ascoltatori. Il canto popolare ha questa caratteristica, che deve essere sentito con gli occhi chiusi dagli ascoltatori, ma gli esecutori sentono il calore intorno e la voce esce meglio. Quindi immedesimarsi nel canto popolare per dare il meglio. Certo. Anche come espressione come scriveva Marcel Proust, la musique populaire se joue et se chante beaucoup plus passionnément que la musique classique. Elle s'est peu à peu remplie du rêve et des larmes des hommes. Sa place est immense dans l'histoire sentimentale de la société. Elle a été l'inspiration, la consolation toujours prête des milliers de vie. La musica popolare nasce dal basso, ha strutture semplici, forse grossolane, però nasce dal bisogno che il popolo ha di consolarsi e di sognare. La musica classica è il prodotto di un genio che il Signore dona all'umanità,
e questo si mette a servizio dell'umanità producendo delle cose geniali. Certo. Delle cose geniali. Questa è la differenza. La Compagnia Sacra da quasi un secolo porta avanti questa tradizione di canto che si chiama Canto a Bordone. Il gruppo, di qualsiasi numero si è formato, a cantare sono solo sempre due, il baritono, la seconda voce che inizia il canto, e il tenore che canta una terza più alta, che si aggiunge una battuta o due dopo, cantando una terza più alta. Tutti gli altri, tutti, che siano 20, che siano 5, che siano 50, tengono la bassa portante, cioè tengono il basso, una specie di basso continuo. In musica classica si chiama basso continuo. Qui diciamo si preferisce chiamarla bassa, nota bassa portante. In pratica formando una specie di plateau dove le due voci si appoggiano per non perdere la tonalità. Caratteristica molto importante della Compagnia Sacro, testimoniata da musicisti importanti, è che nel canto la Compagnia Sacro non è mai calante. I musicisti sanno cosa vuol dire, non è mai calante, che durante l'esecuzione riesce sempre a mantenere questo meglio alto livello musicale. La Compagnia Sacro a Valenza, quando è stata fondata? Nel 1920. La Compagnia Sacro, che è nata come compagnia di canto canti profani, da una trentina d'anni, 40 a questa parte, ha iniziato a eseguire canti sacri della tradizione, in quanto internazionalizzandosi sempre più diventava importante portare in giro per il mondo anche i canti sacri. I più grandi, non sto esagerando, i più grandi etnomusicologi, qui siamo nel profondo dell'etnomusicologia, i più grandi etnomusicologi, facendo un nome a livello mondiale, Alan Lomax, e facendone uno a livello nazionale, Roberto Leidi, hanno avuto la Compagnia Sacro sempre come un fiore all'occhiello. Quando è morto Roberto Leidi, grande etnomusicologo, amico di Umberto Eco e di Luciano Berio, quando è morto, e tutti i suoi amici, Umberto Eco, si sono radunati sul lago Dorta per deporre le sue ceneri e hanno invitato due gruppi, i suonatori del Carnevale di Ponte Caffaro, la cosa originale della provincia di Brescia, e la Compagnia Sacro di Ceriana. Alan Lomax era un americano che nel periodo del maccartismo era venuto in Europa e la BBC gli aveva dato un furgone con un registratore grosso per andare in giro per il mondo a salvare le vecchie tradizioni di canto. Ha salvato tradizioni siciliane, calabresi, tutta Italia, Toscana, eccetera. In Liguria, in particolare, ha registrato la Compagnia Sacro degli anni 50, nel 1954. Un paio di mesi fa, la figlia di Alan Lomax
che è morto circa 10 anni fa, nel 2002, a New York. Allora, nel 2001, quando lui era ancora vivo, la Rounder di New York ha trasportato su CD tutta la produzione di Alan Lomax. E c'è un CD che ha solo la musica della compagnia Sacco degli anni 50. Si chiama Alan Lomax Collection, Italian Treasury, Compagnia Sacco di Ceriani, 1954. Questo CD. Dico, ma oggi, stamattina, ci fate gustare un momento. Ah, in un momento, dico, ora facciamo... Non sono preparato. Facciamo ora un passaggio istituzionale, in questo passaggio istituzionale. Giuseppe, scusa, che poi ha interrotto il discorso e forse per il signor sindaco e il signor assessore è interessante. Tu hai detto che sono arrivati questa famiglie da Musumeli a Ceriana così, non è che erano previsto questo viaggio verso Ceriana, ma ci sono arrivati. Però ho detto che sono arrivati per guardare. Sì, ma però non è più finito il discorso, che era interessantissimo forse per loro. Certo, sono arrivati. Salvatore Melissa, siccome suo padre si era sposato in seconde nozze e non andava d'accordo, come si usava una volta, forse anche adesso, con la matrigna degli anni 50, la matrigna, essendo non suo padre un buon contadino di Musumeli, con il suo discreto tenore di vita, gli rubò una certa cifra a suo padre, notevole per i tempi, decidendo di andarsene a Torino, dove andavano tutti, Torino, Milano. Non c'era il treno del sud, a quei tempi non c'era la freccia del sud Milano-Palermo, e neanche il treno del sole, il famoso treno del sole, Palermo-Torino. Quindi si andava a Palermo, poi da Palermo si andava a Roma. Poi da Roma si andava a Bologna, a Milano, Torino, Genova. Poiché il treno diretto per Torino ci sarebbe stato dopo diverse ore, qualcuno lo consigliò di prendere il treno Roma 20 miglia, però di scendere a Genova per poi prendere un treno, diciamo, Ligure Piemonte. Questo ragazzo si addormentò e arrivò a 20 miglia, dove, essendo da poco finita la guerra, la frontiera era una cosa importante, insomma. E poi hanno svegliato i poliziotti sul treno e hanno detto che il treno è arrivato al capolinea, a Gimiglia c'era il capolinea. Lui è uscito dalla stazione e ha trovato il classico napoletano, guaglione, nulla facente della città, con una importante mascagna lucidissima, anni 50, che vedendolo spaesato ha detto: voglio, c'è qualche problema. Noi siciliani lo capiamo, cioè, perché sempre gente, noi come me, sono uno abituato a farsi i fatti degli altri, e me ne vado. E questo si è avvicinato e dice: ma come mai? Devo andare a Torino, sono finito 20 miglia. Non ti preoccupare, vieni a dormire a casa mia. Se l'hai portato a dormire a casa sua, e in una quindicina di giorni si sono fatti fuori tutti i soldi che lui aveva portato a Musumeli. Dopodiché dovevano cercare un lavoro. Questo napoletano gli ha detto a questo ragazzo che aveva solo 22 anni: tu cosa sai fare? Io sono lavorato in campagna, non so meglio. E questo dice: non so io dove portarti. E l'ho portato a Ceriana, dove c'era la tradizione, dove si stava in quel momento lì sviluppando la floricoltura, e comunque ci sono sempre stati produttori di olio, di vino, e si è sempre usato, diciamo, il piccolo padrone che ha bisogno di una giornata alla settimana, una giornata al mese, e prende, diciamo, gli operai così al mattino, magari al mattino stesso, oppure dopo che li conosce, dice: vabbè, tu sai che al martedì devi venire da me. L'ha portato a Ceriana,
ha cercato una stanza in famiglia, la ninfa. Questa napoletana anche lei. Napoletana anche lei, via moglie di un pianese. Forse era già vedova. No. Ha dato questa stanza. Questa stanza a questo Melissa. Questo essendo amico e cugino secondo, terzo di mio fratello, che mio fratello finiva in militare in quel momento, mio fratello si vedeva arrivare le cartoline con le palme di Sanremo, il mare di Sanremo, dice cavolo, io devo stare qui a Mussomeli. Iniziava il periodo della mietitura, che allora una giornata mietere la pagavano 3.000 lire, quando in questo paese una giornata di lavoro era 800 lire. Quindi qui si pagava 3.000 lire, ma immaginatevi cosa voleva dire dalle 4 del mattino alle 9 di sera lavorare a mietere il grano. Non era la canzone andiamo a mietere il grano. Era una roba, la roba di quelle cose. Per pagare a molto meglio 3.000 lire, vuol dire che era veramente un lavoro tosto. Quindi mio fratello, avendo l'indirizzo, perché quello gli mandava le cartoline, gli scriveva, trovami un posto, come si usava a dire allora, a Torino, a Milano, e quelli gli rispondeva, guarda, qui il lavoro c'è, però non te lo consiglio di venire qua. Non voleva dirgli che sono caduto dalla zappa a bagaglio. Tutti agognavano Torino, la Fiat, le fabbriche, le cose, insomma, non lasciare la zappa da una parte per prendere il bagaglio, là si usa un tridente, la zappa con i denti. Dei denti lunghi così. E quindi mio fratello non ha avuto sentire ragione ed è arrivato lì. L'hanno alloggiato in questa stanza dove era lui, in stanza di famiglia. Al mattino c'era già il sole e quindi questo non si alzava. E mio fratello diceva, Torino, ma giriamo a travagliare. E già giorno. No, sono le 6, è troppo presto però. Perché lì si usa, che il viaggio di andata, il lavoro comincia alle 8 e l'andata è a carico del padrone. Se la campagna è a 5 minuti, arrivi dopo 5 minuti, se la campagna è a un'ora a piedi, diciamo, quell'ora lì viene pagato. Il ritorno a casa invece dopo le 5 del pomeriggio è a carico del lavoratore. Cioè alle 5 lui smette di lavorare, se ne va a casa, ci vuole un'ora, se ci vuole 5 minuti, ma buona abitudine dei liguri che alla sera, se si conoscevano anche molto poco, alla sera finito il lavoro, sordi in mano. Quando diventavi poi, diciamo, familiare, nel senso che ci andavi fisso, ogni martedì, ogni sabato, quello che era, poteva darsi che dovevi aspettare il sabato o alla domenica che nella piazza principale del paese la gente si vedeva, che per un mussomelese era una cosa molto, molto importante. Perché qui si usava andare a lavorare per carità, ma prendere e pretendere anche di essere pagati era troppo. Per cui magari dopo 6-8 mesi, 10 mesi, i conti li faceva sempre il padrone, già si sta attenti nel tocco. E te li davano, te li prendevi, te li andavi. Dopo che eri andato a fare la spesa sempre con il libretto e farti segnare la roba. E allora? Un amico di mio fratello è venuto dietro con le stesse condizioni, un giovino, che vedendo le palme e il mare è partito dalla realtà ceriana. Dopo dietro il giovino sono venuti Cicero, 30 queste. E dietro sono dei margheriti. O dici non soddisfacciamo, sto 30 questo, o dici non soddisfacciamo. E allora Pino, ecco, se diamo la parola al sindaco di Mussomeli Salvatore Calà, tu hai presentato i componenti della compagnia, ecco, di Ceriana. Ecco, diamo la parola al sindaco Calà, che sicuramente ha qualche cosa da dire. Ah, dico, è un momento sicuramente
veramente piacevole per me avere i grandissimi ospiti liguri, poi una collega che viene da una realtà totalmente diversa dalla nostra, ci dà la possibilità anche di un confronto, oltre che personale, come dicevamo, anche di natura culturale. Quindi non è una banalità, non è la vita fuori porta, ma è un ritrovarsi, un confrontarsi assieme su temi che hanno, contengono tutti, perché abbiamo visto l'aspetto, antropologico, se vogliamo dirla, pure quello sociale, ha percorso anche la vita dei nostri emigrati, come e perché arrivano in un paese così lontano e così diverso, a volte la personalità, a volte perché si trovano bene e ci rimangono, l'uno poi chiama l'altro e si formano le comunità fuori dalla nostra realtà. E poi attorno alla questione, diciamo, all'interesse culturale di due realtà che cantano e portano il messaggio del canto attraverso lo sviluppo di una tradizione popolare, che si incrociano, si incontrano, e stasera ne avremo, insomma, ne apprezzeremo le... Diciamo che è un gemellaggio. Un gemellaggio di fatto noi abbiamo fatto un gemellaggio attorno ad aspetti i più vari, quello personale, quello familiare, quello dell'amico, quello della cultura e quello della... Ma adesso c'è di andare, dovete ricambiare. Sicuramente troveremo l'occasione per fare una visita anche noi, in un momento che poi stabiliremo con Bruna in appresso. Quindi, soddisfazione, contentezza, auguri e buon soggiorno. Saremo a loro disposizione. Sì. Fino a quando rimanete? Oppure Andiamo fino a domenica, la compagnia Sacco, fino a lunedì noi. Cioè, la festa non è dove cantano? Loro no, noi sì. Loro vanno, arrivano dopo la festa dell'8 settembre. È molto scenica, è molto bella, è molto partecipata. Noi abbiamo l'8 di settembre la Madonna della Villa, che è una festa della Madonna ed è la festa più sentita del paese, anche se non è la patrona, perché patrona è San Pietro Paolo. Guardi, 29 un'altra cosa che c'è comunque. La festa dell'8 di settembre è la principale festa. La festa principale. Il sindaco non si poteva assentare per l'8. Certo. Io ho chiesto, ho pensato io, di farli venire per l'8, perché ho piacere che assistano alla processione. Non è la stessa cosa, perché anche questa di rifarla, la produzione, è un impegno che probabilmente nel tempo non so che fine farà, perché la produzione è impegnativa, sia per la necessità di disporre di braccia e di spalle adeguate, ma insomma è una ripetizione che devo dire molto sentita ancora, però non, le nuove generazioni evidentemente non so fino a quando resisteranno. Io mi auguro, così come ha detto le nostre... Ecco qua, il presidente dell'ambito. Dicevo questo, le nostre comunità sono sparse in tutto il mondo, quello che noi diciamo sempre, e di poter interessare, di poter che i nostri figli, parlo anche dei miei evidentemente che non vivono a Mussomelo, è quello di poter trasmettere anche alle generazioni successive la necessità di non recedere questo cordone ombelicale, perché fin quando ci sono motivazioni che ti portano al mantenimento del rapporto con le origini, allora dico va bene, però tendenzialmente le nuove generazioni sono portate ad avere soltanto una fotografia da guardare del nonno, della nonna o dei propri genitori. Io mi auguro che i nostri figli possano mantenere e alimentare questo rapporto. In ordine poi alla visita da effettuarsi di cui parlavi, che saremo ben lieti. Poi dicevo che la regione in particolare è una regione bellissima e io rispondo diresse a...
Sì, no, ne abbiamo già parlato, quindi accoglieremo questa occasione. È arrivato ora l'ingegnere Belfiore, che è lo studioso più che è il fondatore della Movimento Domini, che è una realtà che nasce dalla tradizione nostra, sorta a San Domenico, lo possiamo dire, al santuario. Diciamo di no. No, allora mi sono sbagliato, La tradizione del lamento della Settimana Santa è una tradizione che prende tutta la realtà mussomelese, che nei decenni ultimi forse si era affievolita, ma confraternite, tipo la confraternita del Santissimo Sacramento, hanno cercato di tenere viva. Credo di aver intuito che il merito della La tradizione delle lamentazioni della Settimana Santa abbiamo scoperto risale al 1600 con testi e canti che erano delle vecchie confraternite, e c'erano anche maestri che venivano pagati dalle confraternite per poter insegnare il canto. Siamo nel periodo 1600, prima della Controriforma, quando le confraternite, avendo un grosso potere economico, politico e anche sociale, si erano messi contro anche la Chiesa, assimilando i riti, e quindi facevano gli oratori, facevano anche i loro propri riti, tra cui anche le lamentazioni, che rappresenta un testo più antico che è stato trovato grazie alla Facoltà Teologica di Palermo. Siamo nel 1638, è una liturgia delle tenebre, cioè sono state prese dalla liturgia delle tenebre del Venerdì Santo, e su quel testo abbiamo riscontrato proprio l'attinenza alle nostre lamentazioni. E dopo la Controriforma noi abbiamo confraternita spagnola, quindi non abbiamo nulla delle vecchie confraternite del 1600. Però il canto è rimasto con tradizione orale, non sappiamo se effettivamente è quello, però sostanzialmente l'ipotesi più probabile è che sia, che ci sono delle attinenze, delle sonorità con voi, con la Liguria, con la Corsica, insomma molte attinenze di questa fascia tra Genova, la fascia Corsica, esatto. Quindi sostanzialmente noi abbiamo trovato dei testi nella confraternita e dell'arciconfraternita di maestri invitati a fare canto che venivano da Milano. Quindi la strada più breve era seguire la zona ligure. Negli anni 70, bene o male, prima degli anni 70, questa tradizione orale, che era prima di tutte le confraternite, quindi ogni confraternita aveva il suo canto, il suo gruppo di canto, mio nonno cantava una delle confraternite del Carmelo, e si è andato perdendo perché diciamo gli anziani erano più meno, non c'era trasformazione, ma anche perché il canto, essendo tradizionale, non si capiva, i giovani non lo capivano, era quasi identificato come un dolore di stomaco, no? Cioè, come qualcosa che non si riusciva, era un lamento vero e proprio, quindi si andava perdendo. Il canto, fortunatamente, grazie a lei, negli anni 70, 72, 75, è stato mantenuto dalla Confraternita del Santissimo Sacramento, l'Arciconfraternita, e tramite un gruppo di anziani che lo hanno tramandato e mandato. Da noi è successa cosa? Negli anni 70. Negli anni 80-90, cominciava a aumentare la sensazione, la sensibilità a questo canto, anche per un discorso campanilistico con le confraternite. Grazie al professore Barba, che ha portato questo studio nelle scuole, alcuni giovani, alcuni ragazzi, nemmeno ancora diciottenni, ma che facevano parte delle confraternite, lo hanno fatto proprio e lo hanno ristudiato, rimparato, molti che facevano da scuola le vecchie confraternite, lo hanno ristudiato anche nel latino, riportandolo un pochettino alla luce del vero senso. Quindi nel 94
c'è il primo elemento nuovo di praticamente la lamentazione è di aramaico, per cui sono state poi tradotte il latino sono state tradotte poi successivamente nostro, perché noi, rispetto poi a uno studio che abbiamo fatto con l'associazione, perché l'associazione nasce nel 2000 e abbiamo cominciato a studiare il canto nel territorio. Le nostre sono tutte in latino, poi nella zona verso il mare cominciano ad esserci inserzioni in siciliano e pochissime in latino. Abbiamo riscontrato che il latino è dove veramente c'è un vicariato forti, c'è il vicariato liturgico, quindi Monte d'Oro ha le notazioni in latino perché c'era un vicariato liturgico, Mussomelia ha le notazioni in latino perché era forte, ma Real Monte, Butera, tutti questi paesini risentono molto del commercio. Con Montedoro siamo esibiti nel 2004 a Venezia. Sì, diciamo che c'erano anche altri. Il primo ammettatore di Montedoro. Sì, Montedoro. Sì, Mancuso. Fratelli Mancuso. Fratelli Mancuso abbiamo cantato con loro a Parigi, li conosciamo anche loro. Fratelli Mancuso di Sudera. Parigi, che è l'utato la Parigi. Quindi nel 94 questi giovani iniziano a cantare nella, come diceva il sindaco, non al santuario ma nella confraternita del Santissimo Sacramento di San Giovanni e sostituiscono, diciamo, un po' gli anziani. Poiché questo canto, che è di tutto Mussomeli, perché è di tutte le confraternite, è quasi quasi stava per essere speculato, cioè o appartenenza solo e esclusivamente a una tipologia di confraternita, da lì nasce l'associazione, per tutela del canto e per dire che il canto è solo un canto di Mussomeli. Noi, infatti, come associazione, gli elementi fanno parte quasi di tutte le confraternite, quindi noi abbiamo 5 confraternite, tutti gli elementi che cantano, fanno parte di tutte le confraternite, due da una, due da un'altra, quindi diciamo è un gruppo più esterno. Perché anche loro rappresentano tutte le confraternite. Quindi è bello questo, perché abbiamo ritrovato l'armonia, diciamo, nella situazione, portando un progetto, quello di riscoprire la preghiera che c'è accanto. Uno dei soci fondatori dell'associazione era Monsignor Naro, che è stato vescovo di Monreale, che ha voluto dare proprio anche il nome, perché nella parte è Memento Domine, e Memento Domine, cioè ricordati, era il vocativo, ricordati Signore. Noi lo abbiamo trasformato, lui lo ha trasformato in Memento Domini, ricordati del Signore, quindi come obiettivo dell'associazione, cioè cantare questi canti, conservarli così come sono, per far emergere la preghiera che c'è all'interno, che è la preghiera dei nostri padri. Da lì, avendo pure un pochettino più del latino, li abbiamo fatti conoscere, abbiamo fatto la formazione anche alle persone, facendolo vedere come un multimediale che, oltre a cantare tipo karaoke, fa vedere qual è il testo che c'è sotto, ed effettivamente abbiamo... Sì. C'è un progetto, è stato fatto un progetto negli anni, in cui tutte le confraternite, oggi possiamo dire che l'abbiamo realizzato, tutte le confraternite hanno ripreso, ogni confraternita il suo gruppo canta. Quindi questo è stato un successo, diciamo, dal punto di vista della ricostituzione e riformazione, perché oggi effettivamente si sente la preghiera che c'è sotto. E si possono trovare sul sito queste... Noi abbiamo fatto un multimediale, sul sito ci sono alcune parti che vengono a ci fare un cambio di... Sì, sì. All'assessore Enzo Nucera vorrei chiedere, questa sera come sarà articolata la serata e dove si terrà? Questa sera abbiamo già programmato un momento religioso vero e proprio, è quello che ho fatto legato alla messa. Loro saranno presenti come tutte le persone, cioè le figure istituzionali importanti, ci sarà il sindaco con il nostro sindaco e saranno presenti alla messa delle 19. Mentre tutto viene programmato subito dopo la messa per fare questo, dicevamo, connubio di voci tra il coro praticamente legato alla Compagnia del Sacco insieme al Memento Domini. Quindi questo momento di grande espressione culturale, ma di grande momento legato alla preghiera,
come diceva appunto l'ingegnere Belfiore, l'espressione del canto diventa l'elemento fondamentale per la preghiera verso la patrona, verso la Madonna Maria Santissima dei Miracoli e verso il nostro Signore Gesù Cristo. Per cui questa diventa l'espressione massima di questa esperienza diretta, quindi oltre al gemellaggio, a questo momento di incontro istituzionale tra il sindaco Bruno e il sindaco Salvatore Calà, diventa anche l'elemento di studio e di interfacciare due momenti di grande cultura, quello appunto ligure a quello nostro siciliano. Quindi quale meglio occasione per le festività della festa patronale per un momento di grande interesse culturale. Quindi stasera al santuario, subito dopo la messa, ci sarà questo momento di grande interesse tra i due cori. Quindi invitiamo tutti i cittadini a non mancare, a gustarsi questo momento di grande espressione. E come sempre noi ringraziamo Castello Incantato che ci dà la possibilità di far arrivare questo messaggio ai nostri concittadini. Che presenterà l'emblema per eccellenza del nostro comune. Aspetta un attimo, scusa un attimo. Il Castello Montesano. Io l'ho cercato. Insieme al nostro logo. Quindi che ci auguriamo che lei metta esposto nella sua stanza, nella stanza del comune, proprio in rappresentanza della comunità nigeriana che ha accolto i nostri concittadini in un tempo sicuramente non prossimo, ma 60 anni fa. 60 anni fa, ma sicuramente molto attuale, visto la presenza a Pontecino d'Oro che ha avuto. Sì, e poi un ricordo per il coro, per esempio, dove non so. Demo. Sì. Questo per il coro. Per il coro, allora. Vai, vai, vai. Dobbiamo. Come dire? Spero che sia di tuo gradimento, insomma. Allora, congratulazioni ancora e grazie. Compagnia del Sacro della comunità nigeriana per aver reso onore con un connubio di voci insieme all'associazione Memento Domini, qui degnamente rappresentata dal ingegnere Belfiore, alla nostra patrona Maria Santissima dei Miracoli. A voi. Il mio è meno impegnativo. Comunque, non può che essere. Questo è il nostro simbolo. Grazie. E questo è quello che diceva Noto, sì. A cura di Mauro Palma, che è un etnomusicologo, e Giuliano Angiolini. È una raccolta di canti. Perfetto, grazie. Tradizionali, naturalmente. Grazie, grazie. Grazie veramente. Grazie ancora, grazie al sindaco. E grazie. E allora stasera esibizione del vostro coro qui a Mussomelio. Era stato qualche volta qui a Mussomelio, è la prima volta. E com'è nata? Ecco. Grazie all'iniziativa del nostro concittadino, diciamo Cerianasco di Mussomeli, che ha avuto questa intuizione, questa, e noi abbiamo accettato volentieri e ci fa molto piacere. Ecco, quando siete arrivati? Ecco. Siamo arrivati a qua a Mussomeli? Sì. Siamo arrivati ieri sera. Ieri sera. Siamo partiti ieri in giornata da Sanremo e siamo arrivati ieri sera qua a Mussomeli. Quindi prima visita qui al comune. Prima visita al comune, primo conosciuto tutti oggi, perché ieri sera era un po' tardi quando siamo arrivati. E allora, due realtà, Memento Domini di Mussomeli e il vostro gruppo.
Vi confronterete, sì, nel canto? Ci confronteremo, faremo un confronto tra le varie tecniche di canto, tra le nostre tradizioni e le loro tradizioni, questa sera alle 21 nella chiesa. E la pinota ne va i bali, ne va i bali per ben ballare. E la pinota ne va i bali, ne va i bali. www.castelloincantato.it. La notizia corre in rete.